giorno dell'apertura dell'ostello, o l'87 era. E c'era lì, quando sono arrivata, ho guardato così e ci stava un tavolo, un cartone di dolci assortiti di pasticceria, una bottiglia di spumante, una bella pianta grande con quelle belle foglie verdi, due uomini del comune con l'uniforme di mezza età avanzata, col cappellino, non cappello Scotland Yard inglese, no, quell'altro cappello. E poi Luigi Di Negro, il prete, occhi azzurri aveva il prete, e il suo aiutante vicino, Gennaro Di Cicco, era un giovanottino, il Gennaro Di Cicco, magrolino. A Roberta, com'era il Gennaro? Piccolino, un giovanottino. Eccolo, adesso è diventato così. Sono ricchi di nomi, di situazioni, di particolari, ricordi di Carolina, nata in Egitto, al Cairo, 82 anni fa. È lei la prima ospite dell'ostello di Via Marsala, a due passi dalla stazione Termini, voluto da Monsignor Luigi Di Negro, il primo direttore della Caritas diocesana di Roma. Questa struttura fu messa a disposizione dalle Ferrovie dello Stato, prima era uno spaccio aziendale. Più di 11.000 le persone che qui hanno trovato riparo dall'indifferenza e dalla noncuranza. E qui a Via Marsala quegli uomini, quelle donne che la società rende invisibili agli angoli della città, da subito vengono chiamati per nome. Lei, Carolina, con la passione per gli abiti colorati e una irresistibile forza di volontà, i nomi degli operatori li ha tutti nel cuore e nella mente. C'era Maria Pia che puliva molto bene e il marito di Maria Pia puliva la farmacia, col tappeto verde lo puliva. E potevano andare tutti, chi aveva bisogno di un farmaco poteva andare, non c'era bisogno di chiedere soldi, niente. E lei, Roberta, dal 1988 operatrice e responsabile dell'ostello di Via Marsala. Io ricordo un fatto di un signore anziano, io ero appena entrata e mi occupavo dell'animazione. E dissi, guardi, oggi abbiamo preparato una festa, dico perché non viene, la vedo sulla panchina, perché non viene? E lui mi guardò e mi disse, dottore, io ho le ragnatele alla bocca, non ho parlato tutto il giorno. Si rende conto? Che festa posso fare? E di ragnatele ne sono state tolte tante in questi anni ad altrettanti volti sbiaditi che qui ridiventano persone. Non solo servizi di accoglienza per quelli che fanno fatica ad essere accolti nella città, ma soprattutto favorire quegli elementi che possono indurre alla realizzazione di migliori condizioni di vita e di opportunità di inserimento. Non facciamo assistenzialismo, ma facciamo promozione umana di diritti e anche di opportunità. L'ostello è crocevia, passa tutto lì in qualche modo, passa una povertà di ogni tipo e d'altra parte però passa anche un volontariato di ogni tipo. Le persone che vengono a chiedere aiuto incontrano le persone che vogliono offrire un aiuto. È iniziato in sordina, ecco, nel 1987, poi è diventato un punto di riferimento per tantissime persone e soprattutto è diventato anche per la città una sottolineatura dell'importanza e della necessità di essere attenti agli ultimi, a coloro che vivono per la strada. Poi diviene molto di più. Monsignor Luigi Di Negro voleva che fosse un osservatorio sulla povertà a Roma per sondare e capire i nuovi bisogni. All'ostello poi si è unita la mensa serale, che prima si trovava a qualche metro di distanza a Via Giolitti. Poi nel 1997, dopo i lavori, l'apertura della nuova struttura. Quindi l'ostello non serve a cronicizzare le situazioni di povertà, ma a dar modo che coloro che qui hanno trovato un primo incontro possano in casa e famiglia essere accolti e ritrovare un senso di apertura alla vita e alla società. Tre i direttori che si sono susseguiti in questi anni, Monsignor Di Negro, Monsignor Guerino di Tora e ora Monsignor Enrico Feroci. I poveri, ecco, dell'ostello, coloro che vengono a mangiare l'ostello, mi appartengono, ci appartengono, sono parte della nostra realtà. È stato Papa Benedetto nel 2010 a porre la prima pietra del restauro di questo ostello. Un abbraccio corale, quello del Pontefice, agli ospiti e agli operatori. Per Roma l'ostello della Caritas diocesana è un luogo dove l'amore non è solo una parola,
un sentimento, ma una realtà concreta che consente di far entrare la luce di Dio nella vita degli uomini e dell'intera comunità civile. La Caritas è la carezza della Chiesa al suo popolo, ha detto Papa Francesco, e questa carezza tra queste pareti, a questa tavola, si fa carne ogni giorno. Qui si dorme, ci si incontra, si mangia, ci si lava, ma soprattutto ci si guarda negli occhi. Gli ospiti escono alle 9 del mattino, alcuni, quelli malati, rimangono nelle strutture diurne. Ci sono delle attività che vanno dalla lettura dei quotidiani, al redigere un giornalino, a corsi di teatro e così via. E poi semplicemente delle chiacchierate con loro. Ma la cosa più importante è ascoltarli, cioè ci sono dei volontari che si siedono semplicemente vicino a loro, che li ascoltano. Tina ha 89 anni, arriva da Ferrara, è a Roma da una vita, prima infermiera, poi assistente sociale. È qui all'ostello come volontaria dal 1987. Il ricordo dei primi giorni è indelebile. Erano 25 posti per sedersi a mangiare e un piccolo tavolino dove Anna e cosa facevano da mangiare, insomma, con la bombola a gas. Ma non mancava niente, ogni giorno c'era sempre di tutto e di più. Ogni martedì e venerdì Tina è qui, a Via Marsala, non è mai mancata. Qualunque cosa mi viene chiesto, io dico sì. Questo è sono i miei principi. Il sì è quello che ho prima innanzitutto davanti a me.